Mi sembra che non apra affatto la fase 2, nonostante una serie di proclami che c'erano stati, nonostante si era lavorati d'accordo con il governo e soprattutto riconoscendo al governo la cabina di regia unica, si era lavorati per arrivare ad una, diciamo, ad un'apertura effettiva. Era stato lo stesso governo che aveva dettato alcune date e alcune indicazioni. Ci si aspettava un'apertura scaglionata. Il contenuto dell'ultimo DPCM del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte non soddisfa. L'assessore regionale alle attività produttive Mauro Febo è critico sulle scelte del governo e chiama in ballo intanto il dietrofront sull'edilizia pubblica. Giovedì mattina ci esce la notizia che il governo invece rinvia al 4 di maggio. Dopodiché invece scopriamo che c'è stata l'apertura in attesa. Quando si apre un cantiere, non è un negozio che tiri sulla saracinesca, entri e diciamo puoi quasi iniziare. Lì l'edilizia ha bisogno di tempi per iniziare. Aveva necessità di approvvigionamento, aveva necessità di formare i propri dipendenti, quindi ha bisogno di più giorni. Invece la domenica sera sa che invece poteva aprire per oggi, per lunedì. Siamo rimasti male, malissimo. Situazione critica anche per chi opera nel comparto dei bar e della ristorazione. Prorogare per un altro mese, insomma, i bar si sa normalmente hanno dei costi fissi, la ristorazione ha dei costi fissi, penso solo agli affitti che normalmente sono affitti di migliaia di euro e non possono stare fermi 3 mesi. Del turismo nessuna traccia nel decreto e l'assessore Febbo si dice pronto anche ad azioni di forza dal punto di vista legislativo, poiché l'Abruzzo non resterà a guardare. Ci si aspettava una parola per i balneatori. Nessuno ci ha detto nulla, nessuno ha detto nulla. Quindi veramente c'è sconcerto. L'Abruzzo non starà con le mani in mano. Noi faremo le ordinanze, ce lo bocciasse il governo se è in grado di bocciarle, perché è chiaro che noi una certa apertura la dobbiamo concedere. Quindi noi faremo le ordinanze per concedere gradualmente le aperture, sempre nel rispetto dei protocolli, sempre nel rispetto della massima sicurezza, ma noi faremo sicuramente ordinanze che scavalcano questo DPCM. Poi, se il governo le vorrà impugnare, le impugnasse.